Ehi ragazzi, io sono Ferenichi. E io sono Steph. E quest'oggi torniamo a vedere dei messaggi scritti su WhatsApp dalle mamme. Ed è già capitato di averlo fatto tipo quanto? Ormai 8 mesi fa, una roba del genere. Non mi ricordo neanche. E più. Sappiamo benissimo che certe volte scrivono davvero delle scemenze colossali. Quindi preparatevi a ridere, perché di sicuro ci saranno delle chat prive di ogni senso logico. Esatto, che solo delle mamme potrebbero scrivere. Quindi sarà divertente. Let's go. Allora. Povero, mi dispiace, ma il tuo Saki o Shaki è stato rapito. Se non riordinerai la tua camera non lo vedrai mai più. E la figlia giustamente risponde: mamma, mi dispiace, non c'entro nulla, anzi c'entro. Qua apprezzo l'originalità, Steph, perché mi piace il fatto che hai fatto questa cosa buffa, perché sai sempre che i genitori riordina la camera e non lo fai mai. E poi perché ha messo il giornale? Perché quando una persona è rapita, okay, si mette che il giornale per far vedere che vede. Beh, certo, si vede in tutti i film, telefilm, Steph, non sono così noob. Magari è vero, quindi volevo testare la tua bravura. Molto carino, fa super ridere, ci sta. E io non lo so, non so se sarei felice di avere una madre del genere o meno. Perché da una parte è super smart, dall'altra il fatto che è smart può essere un problema. Però questo non direi che... Non lo so, perché secondo me è furbo, è simpatico, uh-huh. E vuol dire che è anche una buona comunicazione con i tuoi figli. Perché se ci scherzi così, sì, è una buona comunicazione. Infatti penso che sia comunque una cosa piacevole, a parte quando ti rubano il tuo povero... peluche, esatto. Allora, numero 2. Allora, lo spiega sopra: mia mamma, non sapendo usare lo zoom, usa la lente di ingrandimento. Ma dai, mettere lo zoom si può, dice sì con una risata, ma lei non lo sapeva e si è attrezzata a modo suo. Vabbè, per di più, male. Se non sai fare lo zoom, puoi proprio mettere che nel sistema tutte le cose sono gigantesche. Tipo il telefono di mia mamma, io e mio fratello l'avevamo impostato con i caratteri cubitali. E via. Perché è normale, se uno comunque ha un po' di problemi di vista, anche se non sei vecchio puoi avere problemi di vista... Non vecchissimo, è normale, però mi piace che ti sia cercata la lente di ingrandimento per cercare di leggere le scritte. Io ti vorrei far notare la chat, che è una chat di gruppo con The Family Show. Perché la gente fa le chat di gruppo? Non lo so. Proprio con tutta la famiglia. Ma adesso le fanno anche a scuola con tutta la classe. Ah, oh, io non avrei mai partecipato. Tu le facevi a scuola? No. Anch'io. Pro e contro, però. Cioè, ancora non era arrivata, adesso scuola di tutti. Perché è una cosa comunque recente, però no, mamma mia che ansia. Andiamo. Allora. Hai lasciato il telefono a casa, che ora torni? Ah già, il telefono è a casa, ciao, dopo. Ho fatto tutto da sola. Vabbè, non è che si è resa conto. Però ci sta. Tu immagini, torni a casa, il telefono magari non ti dice nulla perché si vergogna, torni a casa e ti trovi questi messaggi del telefono. Adesso, se non è bravo, messaggio è stato eliminato, non saprai mai cosa è successo. Esatto, adesso si può fare. E comunque ha talmente panicato che telefono, capito? Perché lì si è un po' intrippato, oh mio Dio, ho fatto una scemenza. Perché poi sanno di essere presi in giro dai figli. E quindi ovviamente non vogliono essere presi in giro dai figli. Ovviamente. Prossima. Allora, Zach poi J, mi è caduto Cell, quella scritta si è autoprodotta. Autoprodotta. Immagino, la risposta che abbiamo anche noi, immagino che si sia autoprodotta, va bene così, ti crediamo, non ti preoccupare. Ok, va bene, tutto a posto, autoprodotta comunque mi è piaciuta. Sì, cioè, autoprodotta mi è piaciuta. Ho premuto per sbaglio, si è scritta da sola, autoprodotta, è un film che si autoproduce. Sì, è un'intelligenza incredibile. Analizzo per pranzo, ho rovinato riso e macchine. Vuoi che preparo gli asparagi? E come? Da notare gli spazi tra una parola e l'altra è un punto di domanda e le parole. Quella è pure arte. Sì, anche cioè, lì distingui. Come i puntini. Lì distingui l'arte. Quelli che scrivono con i puntini mi fanno venire l'ansia. È come se parlassero col fiatone. Alla fine ce l'hai. Vai. Allora, se ci aggiungi olio motore, forse recuperi entrambe le cose. Punti di domanda perché non ha capito niente. Ride e poi scusa. Non so perché scusa. E poi si rende conto, perché deve aver riletto quello che ha scritto, ho preparato riso e zucchine. E questo, vediamo, mi mette ansia, perché sembra che lo stai scrivendo col fiatone, tipo parli col fiatone. Perché? Ma più che altro non capisco. Ho preparato. Io non ho capito il senso. Riso e zucchine. Perché voleva scrivere, ho preparato riso e zucchine, vuoi che preparo anche gli asparagi? Ma perché mettere i puntini? Devi mettere le virgolette. No, quello è incomprensibile. Dovresti mettere l'asterisco per dire che hai... L'asterisco per dire che è un errore, oppure la citazione per dire... Io non ho mai capito, forse anche noi quando arriveremo a una certa età inizieremo a scrivere con tutti gli spazi e puntini. Non lo so, magari ti capita. Speriamo lo scopriremo di... solo vivendo, Stefano. Speriamo di no. Pensate con i video, faccio puntini. Puntini, puntini in tutti i titoli. Andiamo. Mia mamma chiede perché le abbiamo messo una lavatrice sul display alla fotocamera. Effettivamente io non le do tutti i torti. Ti dico la verità, vedendo questo screenshot io non le do tutti i torti. Poi, se sei nel contesto di un telefono, cosa ci sta cara mamma?
cosa ci sta a fare? È logica. Cosa ci sta a fare? Vabbè, magari ha pensato un'applicazione super tecnologica per fare la lavatrice magari... dal telefono. Conta che tipo ci sono certe lavatrici che hanno l'app. E che quindi tu puoi impostare le cose anche dal cellulare. Non è così stupido da pensare. Quindi pensava magari che fosse... Anche se non penso che abbia fatto un pensiero così complicato. No. Quindi mi fermo qui perché non penso che fosse così complicato. Credo che la stiamo giustificando troppo. Esatto. Allora. Io mi sono dimenticata di farti vedere dove lo scola pasta. Ma solo il papà poteva scolare il riso con la grattugia. Questo sei tu quando ti chiedo: Steph, mi controlli questa cosa e me la fai? E non la fa mai. O si dimentica o la fa in modo strano. Vabbè, non arriverò neanche a tutto questo. Vabbè, scolare il riso con la grattugia forse non ci arriveresti, dai. Perché era disperato, non lo trovava proprio, ha detto vabbè, questo potrebbe essere utilizzato anche come... Non capiterebbe mai, perché non cucino. Però quando, tipo ieri abbiamo fatto la torta, di quelle pronte, non ci sopravvalutate che iniziamo a fare importante. Una torta. E io, Step, controlla, alla fine sono andata sempre, perché mi stavo facendo pure la doccia, sono andata sempre io a controllarla perché avevo il terrore che la lasciassi. Non era ancora pronta. Avevamo un timer, sapevo quando sarebbe. Ma devi sempre controllare. No, che a 10 minuti dalla fine. Il forno è impazzito e va più con te, non succede. Sì, a volte capita. Devi fidarti, quindi Steph è più pratico. Allora, scade WhatsApp. Ah, di quelle catene fake dove ti dicono che WhatsApp no, si paga. Ti ricordi che all'inizio si pagava? Non ti ricordi all'inizio? Ci conoscevamo anche già? Tipo qualche anno fa, tipo un... non mi ricordo, 6-7 anni fa, si pagava, tu pagavi tipo un euro all'anno. Non te lo ricordi? Non mi ricordo proprio. Non te lo ricordi proprio? Sì. E quindi stiamo vedendo soltanto come ha scritto WhatsApp. Esatto. E quindi è carino perché praticamente si doveva ricordare della scadenza e quindi rinnovarlo quando appunto si pagava. L'ha scritto WhatsApp, proprio così. Però apprezzo che almeno abbia messo le W, poteva scriverlo con la U in effetti, però dai, un po' si è impegnato. Un po' ha pensato in English, dici? Sì, un po' di English. Qua. Devo dire che poi è anche carino, è più corto. Perché WhatsApp sarebbe il come va in inglese. Però invece WhatsApp non è male. Ho preso il biglietto, mi dovreste portare il 16 giugno all'aeroporto, please. Questa è più che altro una mamma ansiosa, o un padre, credo, non lo so. Quando torni e vedi di tornare tuo padre, quindi la madre, mi ho messo in testa il fatto che se vai a lavorare in Germania potresti trovarti un moroso e rimanere lì. Io non voglio, voglio che tu torni a casa da me, papà, anche a costo di rimanere sola per sempre. Di rimanere sempre sola. E hai anche l'uni da terminare, l'università. Quindi torni a casa il 12 settembre e prendi subito il biglietto di ritorno, lo faccio io. Questo però almeno è carino, perché la mamma che si preoccupa, che magari va a lavorare l'estate, perché suppongo che se parti a giugno vuole che torni a settembre sia per la stagione estiva, e poi magari non torni più perché ti trovi bene. Mi sembra. Mi è piaciuto anche il potresti rimanere anche sola per sempre, basta che torni. Quello faceva ridere. Un po' esagerata, però va bene. Vabbè, normale. Però è carino questo. Andiamo. Allora, questo penso che sia la figlia che fa lo scherzo al padre. Okay. Buongiorno, siamo delle creature oscure dallo spazio. Okay. Abbiamo trovato in sua figlia una bellezza straordinaria, la porteremo via con noi. Porteremo via anche il suo cane. Certo, sapevamo di trovare stupidità su questo pianeta, ma chiamare un cane kiwi? Oddio, allora i miracoli esistono, padre. Non vuole pagare un riscatto? No, no, anzi, pago io se ve la tenete. Il riscatto lo pago per il cane bello di papi, che ha pensato solo al cane. Come è piaciuta sia l'inventiva della figlia e sia le risposte del padre, che comunque hanno fatto ridere, che praticamente pagherebbe il riscatto per il cane ma non per la figlia. Anche io. Sì, sono d'accordo. Quindi, Nino, rispetto a qualcun altro. Ti siamo vicini, assolutamente. A che ora vengo? Ora. Allora facciamo così, vengo tra poco, il tempo di bere il frullatore. Ci metterai un po' a bere il frullatore, mi dispiace, però non penso che sia una cosa molto semplice da riuscire a bere un intero frullatore. Come può la tastiera averti aggiunto re? No, proprio sbagliato scritto. Vero? Anziché frullato, ha continuato perché a scritto frullatore. Non può aggiungerti il frullatore, cioè non succede. No. Quindi... Ti dirà ovviamente che il T9, perché ovviamente si inventano queste scuse, che poi neanche c'è più il T9 ormai, però... Allora, per piacere mi sai dire cosa devo schiacciare per accendere il PC? È un telecomando della aspetta casa. Però qui io non do tutti i torti, perché comunque i genitori, metti una certa età, magari dai 50 anni in su, sono tutte generazioni che sono abituate ad accendere qualsiasi cosa con un telecomando. Wait, mi è toccato in faccia. Potrebbe essere un monitor del computer che utilizzano, che ha il telecomando. Tu usi, tipo, ci sono certe TV che fanno sia da TV che da monitor, e quindi per accenderla devi utilizzare il telecomando. Ce l'avevo anche io. Ma anche qui secondo me stai sopravvalutando troppo. Cioè, se questa foto ovviamente è girata, non possiamo a mezza presa in giro. We can know. Magari è stata presa in giro giustamente. Non possiamo saperlo. Non mi ricordo se torni a mezzogiorno o a luna. Torna all'unanimità.
A posto, a posto. Quindi sono tutti d'accordo che tu torni. Voleva scrivere a Luna, Steph. Anche qui si è aggiunta a metà parola, non si sa come. Ok. Allora. Giovanna, che sono tutti questi soli gialli che sono usciti, le emoji lì sopra, Steph. Ma come soli? Sono facce con varie espressioni. Escono se premi sulla faccia qui a fianco alla barra dove scrivi a sinistra. A che servono? Lì entra in tilt. Entrato in tilt, non capiva più. Ha detto, mi si è aperto un mondo, non so cosa sta succedendo nella mia vita. Entrato in tilt. Ti farei notare che i primi due sono alle 22:27, il terzo è alle 22:29. Ho avuto anche due minuti di blackout per poi chiedere. Le leggende narrano che in due minuti sia svenuta, si sia ripresa e risvenuta e poi ha iniziato a scrivere il messaggio. All'incirca. Andiamo. Allora, i figli dei vegani li porta la cicoria. Ma ste perle, queste sono le mamme, che faceva anche mia mamma, che trovano quelle immagini su Facebook, che ormai non c'è più nessuno su Facebook, penso che ci siano solo le persone over 2000 anni, perché secondo me non rimane più nessuno. Trovano quelle immagini che non fanno ridere a nessuno, fanno ridere solo a loro, e te le devono mandare su WhatsApp, perché me le mandi su WhatsApp se non fa ridere, perché anche questa chiaramente non fa ridere. Abbiamo capito che a Ferre non piacciono certe cose. Allora, ma che hai registrato? Non capisco molto. Mamma, ma tu hai registrato? Infatti ho pensato chiara la mia stessa voce quando si è resa conto che le è partito il messaggio vocale. Magari aveva il telefono in tasca, quindi non si è capito nulla di quello che stava dicendo e non si è resa conto che aveva fatto tutto da sola. Questa parte furbissima, furbissima, altro non si può dire. Si è intasato. Ah, pensavo fosse un selfie. Carina che questa. Questa era buona. I papà sono quelli che fanno le risposte. Allora, le mamme, perlomeno in queste immagini, tendono a fare le risposte un po' più sciocche, mentre invece i papà fanno quelle più geniali, sì. Come quella del rapimento alieno. È vero. Allora, posso uscire? So già che dici di no, quindi può venire la Gabri. No, esci. Veramente? Esci dalla mia vita. Anzi, esci da questo corpo, te lo ordino. Mi confondi? Dimmi sì o no. Fai ciò che ti dice la tua coscienza. Quindi tu hai capito, può uscire o no? Può venire la Gabri oppure no? Nel dubbio sarei in mezzo alla porta di casa. Con la Gabri, che magari sì. La fai finire. Una gamba fuori casa e una gamba fuori... E chiamerei anche la Gabri perché non si sa mai. Anche lei a metà. Esatto, perché non si sa mai. È l'unico modo. Sta arrivando anche zia ammalata, piena di germi. Vedi essere vegana, i germi ti saltano addosso perché ti scambiano per una verdura. A figlia, figlio, giustamente risponde ti droghi, perché in effetti è un po' quello che stiamo pensando tutti. Sì, non credo sia quello il motivo, sai, alla fine una persona può stamare. Abbiamo finito? Sì, stato, ok, sì. Ok, meno male. Come meno male? Stavo prendendo un po' di quoziente intellettivo. Già di poco. Dai, che sono simpatiche. A me farebbero ridere queste cose, quindi sono simpatiche. È per quello che poi le racchiudono tutte sul web, perché fanno ridere a tutti. Ovviamente, ovviamente, ovviamente. Spero che il video vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti il vostro preferito. Qua sotto, come sempre, come gli altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!